Petizione pubblica per salvare dall'abbandono la chiesa normanna di Mili San Pietro, dichiarata nel 94 dalla regione siciliana bene di interesse storico, artistico ed architettonico particolarmente importante. A promuoverla le associazioni e gli abitanti del luogo, che hanno anche inviato una lettera aperta alla deputazione messinese e all'assessorato comunale ai beni culturali. Marina Bottari. Se ben gestita ed inserita in un circuito turistico nazionale, potrebbe dare respiro alla crisi occupazionale. Il riferimento è all'abbazia basiliana di Mili San Pietro, attenzionata ancora una volta dagli abitanti del luogo, che la vedono giorno dopo giorno oggetto di degrado e abbandono da parte di qualsiasi autorità competente. Si potrebbe avviare, scrivono in una lettera aperta a primo firmatario Giuseppe Leonardo, consigliere della prima circoscrizione, un indotto che svilupperebbe tante iniziative per dare una ricaduta positiva sull'intera zona, e invece tutto è fermo da anni nonostante l'abbazia sia stata dichiarata nel 1994 dalla regione siciliana monumento di interesse storico e architettonico. 3 anni dopo, il vincolo già esistente sulla chiesa normanna è stato esteso all'intero convento, convento oggi rappresentato da degrado e abbandono, cortili e scalinate, finestre ed archi probabilmente non potranno più essere recuperati per il pessimo stato in cui si trovano. Tesori archeologici che dopo essere stati stalle e porcili e recuperati in parte sono adesso caduti nel dimenticatoio. L'abbazia si dice sia stata fondata nel 1990 dal conte Ruggero d'Altavilla, che in quel sito fece seppellire il figlio Giordano, un pezzo di storia che molti leggono sui libri, sulle guide, sui siti, ma che arrivati sul posto stentano a riconoscere. Ricordiamo che il 15 ottobre del 2005 la chiesa fu concessa in uso all'autorità ecclesiastica. Fu l'allora prefetto Alecci, interpellato dalle associazioni dei giovani del luogo, il CTG Gruppo LAG Proteggiamo la Natura, Ionio, Joseph Messina, Piattaforma Creativa, che specificò come la responsabilità della conservazione e della tutela del bene in oggetto fosse unicamente del comune per quanto riguarda il fabbricato accanto alla chiesa. Quest'ultima, concessa in uso all'arcidiocesi dal 2005, continua in assenza di una rinuncia all'ufficiatura del tempio a rimanere in uso alla curia messinese. I giovani e la comunità di Mili ritengono che la gestione del bene agli abitanti e al parroco Rocco Zappia potrebbe dare vigore e impulso all'intero complesso.